Oggi vi insegnerò a padroneggiare i poteri oscuri, nascondendo la noce su me. Ma perché devo fare queste introduzioni del c***o? E salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Oggi ho proprio la gaina di registrare. Senza perdere troppo tempo e andando direttamente al nocciolo della questione, anche perché ormai i video monetizzabili non sono più da 10 minuti, bensì da 8, vi ricordate quello che vi avevo detto pochi giorni fa nell'unboxing e prime impressioni del nuovo MacBook da 14 pollici? Con tutto quello che ha fatto Apple, potete inserirmi anche tre notch che mi andrebbe bene. Non è che mi sono rimangiato queste parole, però effettivamente la risposta del web alla notch sui nuovi Mac non è stata proprio delle migliori. A parte questo, lo so che volete delle opinioni di utilizzo più approfondite su questo Mac, arriveranno in un altro video. Per il momento vi posso semplicemente dire che, come da consuetudine Apple, tutte le applicazioni di suite appartenenti ad Apple, quindi iWork, iLife, Final Cut e compagnia bella, non sono mai andate così bene. Cioè davvero, un exporting in Final Cut, a parte che ci mette veramente una quantità di tempo ridicola, non ci ha mai messo più di 6 minuti per qualsiasi video abbia mai esportato. Ma poi la cosa impressionante di questo processore è il consumo di energia minimo. Cioè un exporting di Final Cut si mangia massimo 5% di batteria, è una cosa incredibile. Per quanto riguarda invece le applicazioni di terze parti, in particolare la suite Adobe, devo dire che c'è ancora qualche problemino, nel senso che non sono proprio fluidissime, a volte si bloccano, a volte crashano. Confidiamo noi tutti in un aggiornamento da parte di Adobe, perché ovviamente è lato loro il problema, è Adobe che deve aggiornarsi e supportare questa nuova piattaforma. Comunque lo sto utilizzando da pochi giorni, appena magari lo utilizzerò da una o due settimane piene vi dirò le mie impressioni di utilizzo. Detto questo, uno appunto dei problemi che la maggior parte della community ha evidenziato in questi primi giorni è stata appunto la notch, che da un punto di vista estetico io vi ho anche detto che non mi dispiace. In realtà il fatto è che non me ne frega niente, questa per me è una macchina di lavoro, non è che devo guardarla tutto il giorno e ammirarla per la sua bellezza. Se però la buttiamo sul sarebbe stato meglio senza, allora mi trovo d'accordo con voi ragazzuoli. Anche perché se aprite Twitter, che è praticamente il gossipaio tech del mondo, cioè dove tutti gli esperti tech gossipano come delle zitelle, in particolare vi andate a prendere i tweet di Quinn Nelson, potete notare che lui non è che sia proprio felicissimo, più che altro di come il sistema operativo reagisce alla touch bar. If I turn on iStat menus, look at that. There is stuff behind the menu bar that I can't see. It just jumps from the left side to the right side instantly. This behavior does not work in the OS where you can just move your mouse behind your willy-nilly. But if I go back to DaVinci Resolve, I can't go into the notch. Like, look at this. It rides along the perimeter. Che poi è una confessione che vi faccio, lui è un bravissimo youtuber che ha portato dei video veramente innovativi nel settore tech, persino americano, che tuttavia a me non sta proprio simpaticissimo come modi di fare, perché è veramente un lamentone, cioè uno che si deve lamentare sempre. Però in questo caso ha ragione, è abbastanza impossibile che Apple non abbia pensato a non far sovrapporre gli elementi della status bar sotto alla notch. Ora, purtroppo questo tipo di problema non è risolvibile, nel senso che ci deve pensare Apple con un aggiornamento software, ma sono molto confident del fatto che arriverà molto presto, perché Apple non può lasciare una cosa del genere unfixed per molto tempo. Tuttavia invece, per risolvere il problema estetico, quindi cioè per non avere più una notch fisicamente e tornare ad avere magari un bordo nero anche un po' più spesso ma che non abbia la tacca qui in mezzo, esiste un modo gratuito, semplicissimo, rapido e indolore, manco fossero i videocorsi pacco che avranno cercato di vendervi all'inizio di questo video, per appunto nascondere la notch. E questo trucco mi è stato passato dal mio amico Andrea, che saluto e ringrazio, che rapido come una faina ha trovato questa applicazione appena uscita, che si chiama Top Notch ed è disponibile all'indirizzo topnotch.app. Vedete, l'applicazione è questa e lo slogan è Makes the notch disappear like a ninja. Perché infatti qui c'è una simulazione sul loro sito web. Vedete, quando l'applicazione sarà attiva, semplicemente farà diventare la status bar di colore nero, lo stesso colore della notch, e per via dell'alta fedeltà colori del display sembrerà praticamente di non averla, di essere ritornati ai bordi superiori un po' più spessi, che in tanti sembrano preferire. Vedete poi qui le varie funzioni secondarie dell'applicazione, ci fa sapere che è compatibile con i wallpaper dinamici, che funziona con display multipli, che ovviamente rimane sempre aperto in background e che ha una funzione per arrotondare i bordi del wallpaper che sarà sotto appunto questa barra di stato sotto alla notch. Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, io proverò subito a scaricarla insieme a voi, è tutto in diretta
diretta, perché comunque la sto provando per la prima volta con voi, scaricheremo questo file zip che aprirà un DMG che a sua volta aprirà il drive per copiare l'applicazione nelle applicazioni, manco fosse una matriosca, e una volta installata in questo modo l'applicazione basterà aprirla dalla nostra cartella applicazioni, accettare i termini e le condizioni d'uso come sempre, e vedete che proprio in alto nella status bar appare il widget di Top Notch. A questo punto non ci rimane altro che attivarlo, e ovviamente voi dalla registrazione schermo non vedrete niente, vedrete soltanto la barra che è diventata nera, ma se facciamo un passo indietro e riprendiamo con la fotocamera vedete che dall'occhio umano si vede che la notch è completamente scomparsa perché è stata compensata con il colore nero tutto attorno. È un'applicazione veramente semplicissima, sarà composta da una riga di codice, però come vedete il suo lavoro lo fa più che egregiamente, nasconde la notch. Ecco quello che volevate. Ve lo ripeto, purtroppo non risolve i glitch grafici che la notch comporta, perché la notch comunque sarà sempre comunque qua, non se ne andrà mai, semplicemente è stata oscurata, però per il momento è un'ottima soluzione per chi ritiene la notch essere un pugno in un occhio. Io onestamente non so se utilizzerò questa applicazione nel quotidiano, probabilmente la terrò per un po' e vedrò come mi ci trovo, ma a me onestamente anche la notch non ha mai dato problemi. Spero tuttavia veramente che Apple risolvi invece i glitch grafici delle icone che si sovrappongono e che finiscono sotto, perché quello è inaccettabile. Ah, tra l'altro come vedete c'era anche la funzione di arrotondare i bordi, che è questa qui. Se notate questo piccolo dettaglio, quando attivo questa funzione i bordi vengono arrotondati anziché essere perfettamente squadrati. Quindi ragazzi, questa era una piccola pillola di saggezza per chi ha acquistato i nuovi MacBook Pro con la notch, come farla scomparire in 448. Detto questo ragazzi, io spero che questo mini video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su, che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione, cliccando qui a lati potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.